Al mio 3 vi farò 3 imitazioni di Achille Lauro. Nella fattispecie concreta, la canzone Rolls Royce, che lui stesso cantò poco tempo fa, se non erro, ripeto, se non erro, in un festival di Sanremo oppure in un'altra, diciamo così, occasione diversa. Ok? Vi faccio queste imitazioni dall'amato paese, Pisoniano, provincia di Roma, precisamente dietro di me un bellissimo piccolo cipresso, un mini cipresso. In genere i cipressi più scuri si trovano quelli alti nei cimiteri. Questo è un piccolo cipresso, guardate, pulitissimo, l'aria è pulita. Io quando esco sento aria profumata, ragazzi, sento un profumo incredibile. Io voglio buttarmi nella natura, cioè il mio sogno, il sogno leandriano, qual è? È quello di essere buttato alla mia morte dentro la natura, immerso in natura. Voglio stare dentro la natura, ragazzi, ok? Natura, natura, voglio solo natura, voglio. Questo è il bello, ok? Voglio stare dentro le piante, io amo le piante, io amo la natura, ok? Bene, facciamoci ben tre imitazioni. Al mio tre la prima. Uno, due, tre, via. Rolls Royce. Rolls Royce. Seconda imitazione. Rolls Royce. Terza ed ultima imitazione. Speriamo che sia la migliore. Rolls Royce. Poi ne facciamo una quarta, ragazzi. Proviamo la quarta imitazione. Vedete qui. Rolls Royce. Ragazzi, è un'imitazione, non è un modo per diffamare Achille Lauro, che è un simpatico, nonché simpaticissimo, nonché meraviglioso cantante, ok? Non è un video di diffamazione, è un video di stima. Il sole a Pisoniano, guardate, fatemi una bella foto, ragazzi. Ah, che bello. Fatemi una bella foto, ragazzi, eh? Guardate che bel sole, guardate, rifate gli occhi, ragazzi, eh? Il sole splende, splende il sole. C'era una canzoncina, una bella canzoncina, ragazzi, della mia recita scolastica, no? Credo che era San Francesco, raga, ancora mi ricordo. La canzoncina faceva così. Splende il sole sull'Olimpo, ok? E poi proseguiva. Poi c'era un'altra canzoncina di San Francesco, io mi ricordo benissimo. Sono ricordi meravigliosi questi, no? Beh, vi dico, sto bene, sono felice, mi sento contento della natura. Facciamo un'ultima azione, ragazzi, al mio 3. 1, 2, 3, via. Rolls Royce. Bene, da Leandro è tutto, un saluto Nicaro. Al mio 3 vi farò 3 imitazioni diverse suddivise di Mahmood che canta la canzone Soldi, una canzone che penso tutti conoscano molto bene, diventata ormai un classico di Mahmood. Infatti, quando si nomina questo giovane cantante, la prima cosa che viene ricordata è proprio questa canzoncina che cantò diversi anni fa di tempo. Sia chiaro, non è un video di offesa. Non è un video di diffamazione, è un video di stima e di rispetto nei confronti di questo giovane cantante. Mi trovo a Pisoniano, ragazzi, il mio amato paese, che vive, che bello, sentite il profumo della natura, ho tutti i polmoni puliti, puliti dall'inquinamento, nel verde, i cactus, la natura incontaminata ed io qui che vi faccio l'imitazione, 3 imitazioni di Mahmood. Partiamo con la prima. Saranno 3 brevi imitazioni. Il ritornello vi andrò a cantare. Uno, due, tre, via. Volevo solo soldi, soldi. Volevo solo i soldi. Seconda imitazione. Uno, due, tre, via. Volevo solo i soldi, soldi. Tiritù. Volevo solo i soldi, soldi. Tiritù. Terza imitazione ed ultima, ragazzi. Al mio tre.
Uno, due, tre, via. Voleva essere i soldi, i soldi. Tritun. E voleva essere i soldi, i soldi. Tritun. Ragazzi, spero di avervi divertito, spero di avervi fatto cosa gradita attraverso questo breve, ma auspico divertente, simpatico video imitazione di oggi che va ad imitare il simpatico cantante Mahmood. Non è un video di diffamazione, è un video di simpatia, di elogio nei confronti di questo meraviglioso cantante. D'Aleandro, conoscitore italiano e dal mio, guardate che spettacolo ragazzi, dal mio amato paese, ragazzi, il mio amato paese. Ragazzi, sentite che odore, ragazzi, io sono... Guardate che spettacolo. Profumo, il profumo della natura. C'è un famoso anime che non tutti conoscono, che è I Cavalieri dello Zodiaco, no? In una puntata dei Cavalieri dello Zodiaco c'è il grande Mizard. Mizard è un cavaliere che dice che ha un attacco, ha un colpo d'attacco che si chiama Anime della Natura, ok? Anime della Natura è un attacco, quindi un colpo che viene ad essere sfoderato da parte proprio di Mizard, se non erro, o di Megrez, non ricordo se era Mizard o Megrez. Uno rappresenta la tigre, okay? Un altro credo che rappresenti l'ametista. Bene. Comunque, sta di fatto che entrambi sono due grandi cavalieri. Beh, bene, vedetevi I Cavalieri dello Zodiaco. Io da piccolo ero malato di questo anime. Ero follemente innamorato e non mi nascondo che il mio cavaliere preferito era Orion, ok? Orion era il mio cavaliere dello zodiaco preferito perché secondo me era il più potente. Vi ricordo che Orion fa parte di... si chiama proprio di Odino, dei cavalieri di Odino. Aleandro è tutto. Da Pisoniano anche. Ciao a tutti. Iscrivetevi, spolliciate.